non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Al di là della vittoria è tornato in campo dopo 4-5 mesi pesanti per lui, si è sempre allenato bene, si è fatto trovare pronto e non era una cosa, non era proprio automatica. E sono passati 4 mesi, li ho passati d'inferno, ma più che altro vedendo la squadra giocare il sabato, perché durante gli allenamenti ho avuto tanto apporto sia dai compagni che dalla società, ma soprattutto dalla tifoseria, quindi mi sono arrivati tantissimi messaggi. Niente, voglio proprio ringraziare la tifoseria irpina con tutta la società e tutti i compagni, perché veramente è come se non avessi avuto questa squalifica. Un campionato difficile, invece di guardare avanti, io in questo momento mi sto preoccupando di mettere un pochettino di distanza possibilmente dalle ultime in classifica. Questa è la prima cosa. Poi naturalmente le cose con l'appetito viene mangiando, e quindi se la cosa dovesse continuare in questo modo, è chiaro che noi andiamo a giocare a Como, insomma, con la voglia di portare un risultato a casa, sia esso una vittoria, sia esso un pareggio importante. Ci dobbiamo muovere la classifica. Dopo il bis di vittorie casalinghe, l'Avellino nel prossimo turno sarà impegnato sul campo del Fanalino di Coda Como. I lombardi neopromossi, nonostante un mercato estivo oculato che ha portato sul lago calciatori di alto calibro come Scuffette e De Bagua e un cambio di panchina con l'arrivo di Festa al posto di Sabatini, stanno molto arrancando in questo campionato cadetto, è l'ultimo posto nella dimostrazione. Anche l'ultimo turno il Como ha rimediato una sonora sconfitta sul campo della Ternana, un 4-0 con poche attenuanti. I padroni di casa partono subito forte, sbloccano la gara al 25esimo con Falletti, autore di un'azione personale che spacca in due la difesa del Como. Al 40esimo ecco il raddoppio, questa volta è Avenatti, lesto a ribattere in rete una respinta corta di Scuffet. Il Como va dunque negli spogliatoi sotto di due reti, nelle riprese lombardi ci riprovano in più di un'occasione senza riuscire a trovare la rete. Ci riesce invece la Ternana, che colpisce in contropiede con Gondo, che firma la sua prima rete tra i professionisti e chiude virtualmente la partita. Il Como va in confusione e subisce anche la quarta rete firmata da Palumbo. Per la gara con l'Avellino mister Gianluca Festa dovrebbe schierare i suoi con Scuffet tra i pali, Cassetti, Borghese, Casasola e Marconi in difesa, Casoli, Bessa, Sbaffo e Giachimoschi a centrocampo, Ganze e De Bagua sarà il tandem d'attacco. L'Avellino al canto suo vorrà continuare a risalire la classifica dopo le due vittorie casalinghe e questo finale di girone potrebbe garantire un buon bottino di punti, ma bisogna guardare una gara per volta e devono essere giocate con la stessa grinta e cattiveria viste con Provercelli e Lanciano. Per il resto ci penseranno le bocche da fuoco dell'attacco biancoverde.
Contatto Sport, un programma in collaborazione con Meta Edilcom, Metallegno Italia, Soft Technology. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento in diretta agli studi di Prima TV con Contatto Sport. Ci ritroviamo a commentare la terza vittoria consecutiva dell'Avellino che dopo i due successi casalinghi con Pro Vercelli e Virtus Lanciano è riuscito a vincere anche sul campo del Fanalino di Coda Como con un gol inatteso, inaspettato e un Eurogol, c'è da dirlo, di Milan Nitriaschi. Parleremo di questo e di tanto altro. Domani sera si torna nuovamente in campo al Partenio Lombardi contro la Virtus Entella. Parleremo di tutto questo con i nostri ospiti in studio, con voi telespettatori da casa e con l'amico e collega, come sempre qui a mio fianco, Domenico Zappella. Buonasera Domenico. Ciao Leonardo, buonasera a te, buonasera e ben ritrovati ai nostri telespettatori. Un lunedì insolito, ormai il campionato di Serie B ci impone gare quasi quotidianamente, ogni giorno si giocherà domani meno di 24 ore a questa attesissima sfida al Partenio Lombardi contro l'Entella. Ovviamente affronteremo questo argomento vedendo il prossimo avversario, ma dobbiamo celebrare questo momento positivo dopo le tante critiche che si sono susseguite in queste settimane, soprattutto perché l'Avellino ha ritrovato il feeling con la vittoria, lo ha fatto convincendo davvero tutti. A Como il terzo successo consecutivo che ci permette di guardare la classifica con tutt'altro umore. L'umore qui a Contatto Sport è sempre positivo, non mancano mai i sorrisi, a partire da quello di Sara D'Agostino. Ciao. Grazie, Sara. Domenico, buonasera, ben ritrovati e ben ritrovati i nostri ospiti. All'allenatore Edoardo Imbimbo, buonasera. Buonasera. E al giornalista Claudio Di Vito, buonasera. Buonasera a voi. Quindi con Mister Imbimbo e con Claudio andremo ad analizzare quello che è successo in primis sul lago di Como nella trasferta vittoriosa dei Lupi, che andiamo a rivedere con la cronaca del match. Un Avellino coriaceo, grintoso e combattivo cala il tris di vittorie consecutive spugnando di misure al Sinigaglia di Como grazie ad un Eurogol su punizione di Nitriaschi. Funziona tutto alla perfezione nello scacchiere bianco-verde disegnato da Tesser, con i Lupi galvanizzati dai recenti risultati e da un tifo incessante degli oltre incredibili 500 tifosi giunti da ogni parte d'Italia e anche dalla Svizzera. Parte meglio però il Como, che al secondo si affaccia in avanti con Benedicic, tiro dal limite che fa il solletico a Frattali. Due minuti dopo è la volta di Ghezzal, che sguscia D'Angelo e da posizione defilata spara in out. L'Avellino c'è e al sesto sfiora il vantaggio, cross al bacio di Gavazzi per Castaldo, che sotto misura colpisce col ginocchio, scuffa e blocca. Una ghiotta occasione per i Lupi, che al decimo si vedono negare un rigore solare su Bastien, ma sia il signor Lapenna che la regia preferiscono sorvolare. Il Como si salva e al diciottesimo si fa pericoloso con Ebagua, che in aria si gira e tira, palla di poco a lato. Innocuo il tentativo di Benedicic, mentre l'Avellino risponde con Mokulu, che di testa raccoglie l'assist di Gavazzi e manda la sfera in out. Si chiude il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa passano due minuti e il Como si rende pericoloso su punizione con Bessa. La barriera devia di un soffio in corner, ma su punizione ci pensa lo specialista Nitriaschi, che dalla parte opposta fa decisamente meglio al settimo, quando da oltre 25 metri scaglia un siluro micidiale che buca Scuffetti.
un destro pazzesco, un Eurogol che merita più di un replay. Solo applausi per Nitriaschi che corre verso la curva Erpina cercando il calore dei tifosi. L'Avellino potrebbe chiudere i conti al 14esimo quando Nica viene sgambettato in aria da Cassetti, ma anche qui la regia sorvola e la penna estrae il rosso per proteste a Sumaré in panchina. Il Como reagisce al 17esimo sul cross di Besse, Bagua sotto misura, colpisce a botta sicura trovando il miracolo di Frattali col ginocchio. L'estremo difensore Erpino diventa protagonista e al 20esimo compie un altro prodigio sul tiro ravvicinato di Ganz, colpo di reni di Frattali e salvataggio sulla linea. Tesser inserisce Trotta che si fa subito apprezzare al 28esimo quando raccoglie di testa la punizione di Gavazzi, ma Scuffè gli nega la gioia del gol. Al 30esimo tocca invece a Castaldo che dal limite stoppa e tira, palla di un soffio al lato. L'ultimo pericolo arriva al 39esimo quando Casasola cestina malamente una buona occasione. L'Avellino regge, può festeggiare meritatamente la vittoria andando ad abbracciare i tifosi irpini. Gran balzo in classifica, ora martedì sera tutti al Partenio Lombardi contro l'Entella per una sfida dal sapore di playoff. Queste dunque le emozioni di Como Avellino. Mister Rimbimbo, l'Avellino veniva da 3 sconfitte consecutive. Ora per fortuna, diciamolo sin dall'inizio, anche sotto Natale c'è stata anche la visita da mamma Schiavona, questo serve sempre, e infatti dopo questa visita sono arrivate anche 3 vittorie consecutive, 3 vittorie una diversa dall'altra, con la Provercelli con rabbia e agonismo un bel 1-0, con la Virtus Lanciano un 3-2 in rimonta, e questo 1-0 sul campo del Como che è importantissimo e fondamentale anche come sottolineava Domenico, dando anche uno sguardo nuovo alla classifica. Ma innanzitutto io partirei da una vittoria importantissima, quella della settimana prima di Lanciano. Credo che una squadra che perda 2-0 in casa e poi vince 3-2 sicuramente ha galvanizzato un pochettino tutto l'ambiente, lo spogliatoio, e sicuramente si sono ricompattati ancora di più sapendo delle proprie qualità, delle forze per andare a fare risultato importantissimo a Como come quello di sabato. Quindi credo che vorrei partire dalla partita di Lanciano che per me è stata fondamentale. La partita di sabato invece ho visto un Avellino tatticamente un po' diverso, probabilmente per a modo mio di vedere per il ruolo di trequartista che era Bastien, che ha fatto un lavoro molto importante ricucendo un pochettino sia la linea dei centrocampisti che aiutando gli attaccanti, quindi ha dato un'impronta diversa dando un pochettino più di solidità, sapendo rischiare anche un pochettino ma dando battaglia e colpendo al momento giusto. Ovviamente mister Imbibbo subito ci parla di aspetti tecnici, tattici importanti che affronteremo proprio grazie alla sua esperienza. Claudio, invece con te voglio soffermarmi un attimo su questa vittoria a Como. Tu eri presente allo stadio Sinigaglia attraverso il sito internet Irpinia News. Io stesso sabato pomeriggio ho detto: questa è una vittoria importante, preziosa, ma è una vittoria che poteva essere ottenuta con un punteggio decisamente più largo se non fosse per le decisioni clamorose, le sviste clamorose del signor La Penna, perché effettivamente abbiamo sofferto in 2-3 occasioni dove Frattali è stato strepitoso, ma non dovevamo proprio arrivarci a lì, visto che c'erano 2 rigori netti e solari, soprattutto il primo sul punteggio di 0-0 nel primo tempo. L'Avellino dopo 19 giornate di campionato, 0 rigori assegnati. 0 rigori assegnati come la Ternana e il Como, quindi sono le uniche 3 squadre che su 22 squadre che non hanno avuto rigori a favore. E questo è un dato che fa riflettere: errori, sviste clamorose che poi il risultato a favore ha comunque sotterrato, ha nascosto, però resta evidente un dato davvero allarmante.
E come dici tu, vittoria importante, fondamentale, perché questa è una partita trappola, lo poteva essere come quella di Varese dell'anno scorso, anche se lì eravamo già ad aprile, e lo poteva essere perché dopo 10 minuti l'Avellino sembrava entrato in campo un po' molle, quasi che aveva sottovalutato l'impegno. Poi le due occasioni di Castaldo hanno subito messo le cose in chiaro, la partita di lì si è messa sull'equilibrio sostanziale tra le due squadre, e poi l'Avellino ha affondato il colpo con un eurogol di Nitriaschi, che ha insomma trovato il tiro della domenica, anzi o meglio del sabato, e ha proiettato l'Avellino verso 3 punti fondamentali, terza vittoria consecutiva, il morale alle stelle e Tesser che insomma può respirare ancora di più, anche perché l'Avellino sta recuperando la condizione fisica nel senso di in termini di infortunati, perché la condizione fisica in questo momento per tutte le squadre del campionato di Serie B è precaria alla luce di impegni ogni 3 o 4 giorni nel mese di dicembre. Non dimentichiamo che a causa dello slittamento dei campionati di 2 settimane si è giocate, insomma si concluderà a 21 partite in 3 mesi e mezzo, anche meno, quindi questo è tantissimo. E quando vengono meno poi i calciatori per infortuni muscolari, come è accaduto all'Avellino quest'anno, tantissimi, oltre 10-12 infortuni muscolari, alcuni calciatori sono infortunati anche più volte, e puoi pagarlo. Però poi qui subentrano calciatori polivalenti, poliedrici come Gidai, va fatta una menzione per questo calciatore che dopo 2 partite in cui ha dovuto adattarsi al ruolo ha prospettato quindi un crescendo nel ruolo insieme a Chiosa, e quindi questo ha fatto la fortuna di Tesser insieme a tanti altri uomini, come il mister diceva prima, Bastiene, quando è messo tra le linee fa un lavoro preziosissimo, sia propositivo ma soprattutto di disturbo al portatore di palla avversario. Tu Claudio hai parlato di Gidai, però con te volevo soffermarmi anche su un altro calciatore che stiamo vedendo, che con il suo calcio di punizione ha sbloccato e regalato i 3 punti all'Avellino, un calciatore che è stato spesso criticato. Qualche settimana fa, proprio da questi studi, tu avevi fatto un'analisi dicendo anche con Mokulu si era cominciato così, chissà che con Nitriaschi non possa essere un nuovo caso in positivo Mokulu, e per il momento, per questo calcio di punizione, è così. Ma sì, assolutamente, io credo che ci voglia, nei giudizi ci voglia equilibrio, assolutamente, nel calcio come nella vita ci voglia equilibrio. Tra l'altro Nitriaschi io credo che al 52esimo era sul mercato, un minuto dopo insomma si è tolto un attimo, si è fatto da parte, quindi è rientrato un po' di nuovo nei ranghi. L'Avellino deve fare le sue scelte in difesa, poi magari ne parliamo dopo più approfonditamente. Sì. Però insomma è un calciatore che chiaramente a questo punto si è sbloccato mentalmente e non ha fatto una partita di grossa sofferenza, sinceramente non ho visto nel primo tempo Nitriaschi che ha sofferto particolarmente, e poi ha affondato questo colpo, lui praticamente ha preso palla, e c'era lui sulla palla, si è guardato intorno e ha scagliato questo tiro con le 3 dita, la maledetta di Nitriaschi, a questo punto potremmo ribattezzarla, e che ha deciso la partita. E poi questa corsa che significa tanto sotto i tifosi, che possiamo dirlo, credo che il 90% dei tifosi dell'Avellino hanno criticato Nitriaschi anche duramente, e per carità, chi paga il biglietto può farlo, però molte volte quando si tratta di un calciatore come Mokulu che arriva da una dimensione totalmente diametralmente opposta, è un calciatore che non conosce la lingua, bisogna un attimo aspettare, perché poi il calcio della Repubblica Ceca, al di là poi dell'aspetto comunicativo e ambientale, a livello tattico, tecnico è un tantino differente da quello italiano. Mister, visto che nella prima parte ti sei soffermato soprattutto facendo un passo indietro, ritornando alla vittoria in rimonta contro il Lanciano lunedì sera, nei nostri studi c'era l'ex capitano Simone Puleo, che ha sottolineato l'importanza della scossa che è riuscita a dare la cosiddetta vecchia guardia. Con te ovviamente voglio invece soffermarmi un attimo sulle motivazioni e soprattutto su ciò che cambia nella testa di un allenatore, perché qualche lunedì fa, dopo la sconfitta rimediata a Trapani, sembrava praticamente quasi certo l'esonero di mister Attilio Tesser, la società gli ha dato fiducia, è arrivata questa scossa anche per l'allenatore secondo te?
La fortuna delle società e degli allenatori è quella di sentire fiducia, di sentirsi protetti. Diciamo le cose come stanno. Questa è una società, è una squadra che veniva da 3 anni di lavoro con Mister Rastello ottenendo dei risultati incredibili. Cambiare allenatore, cambiare anche parecchi giocatori nuovi, qualcuno è andato via, è sempre difficile per l'allenatore appena arriva impostare delle idee e una mentalità sia nella fase offensiva che difensiva. Quindi il primo aspetto fondamentale è sapere che l'allenatore deve sentirsi a proprio agio, non deve sentirsi, l'allenatore è al centro del progetto di una società di calcio. Qui mi sembra che qualcuno fa finta che ne sa più dell'allenatore. I giocatori devono sapere che la società appoggerà l'allenatore in qualsiasi momento, fino a quando questa persona non va fuori di testa, ha lo spogliatoio contro oppure sbaglia tatticamente delle cose. Quindi per me l'aspetto principale per l'allenatore, che poi è la fortuna per la società stessa, sapere di avere una forza dietro nel momento in cui si inizia fino a quando poi, perché poi il tempo decide, come in questo momento che sono arrivate 3 vittorie una dietro l'altra e tu sei a un passo dai playoff. Quindi sembra all'inizio uno lavora, trova delle difficoltà, poi bisogna dargli del tempo per sistemare un po' le cose. Mi fanno piacere queste tue parole, anche perché ovviamente noi da qui apprendiamo che cosa passa nella testa di un allenatore. Hai parlato soprattutto dello spogliatoio, effettivamente è così, perché dopo la sconfitta a Trapani, Mister Tesser, proprio qui in un'altra nostra trasmissione diretta Stadi e Studio, dopo la sconfitta disse: io ho lo spogliatoio dalla mia parte, perché se fosse stato diversamente io a questo punto avrei rassegnato le dimissioni. Effettivamente ha avuto ragione, perché poi lo spogliatoio diciamo, ha trascinato, come dicevamo prima, anche la cosiddetta vecchia guardia, i gol di D'Angelo, l'abbraccio appunto con l'allenatore, sono gesti che fanno capire il lavoro che c'è durante la settimana e soprattutto la compattezza, l'unione che c'è quando arrivano i risultati, o secondo te anche quando non sono arrivati i risultati questa compattezza all'interno dello spogliatoio c'è sempre? Ma dovrebbe essere così, perché non puoi vincere in continuazione, quindi il periodo buio come lo sta vivendo il Cagliari finora era la squadra che doveva ammazzare il campionato, anche loro stanno subendo delle sconfitte e lì si denota la forza della società nel proteggere l'allenatore. Quindi l'allenatore, una persona intelligente, capace, sa che è una persona sola, ma che sentendo la forza della società può avere lo spogliatoio tutto a suo favore, mettendo dei principi, dei concetti, delle regole per farsi rispettare e per dare rispetto ai calciatori. A questo punto scatta la molla, la scintilla per fare l'unione e che fino all'ultimo giocatore che gioca poco segue l'allenatore e gli porta rispetto. Ecco Claudio, continuando a parlare di Tesser, in apertura di trasmissione ho ironizzato tra virgolette su Mamma Schiavona, Domenico ha parlato della vecchia guardia, ma indubbiamente quando c'era da usare il bastone con Tesser lo abbiamo usato, ora che bisogna dare la carota lo facciamo, anche perché Tesser ha dei meriti in queste 3 vittorie, anche e soprattutto per le scelte che sono state adottate. In caso di necessità, dovuto fare necessità virtù con l'arretramento di Gidai, come sottolineavi tu prima, ma anche con l'esperimento poi riuscito e riproposto di Nitriaschi sulla destra e Nica sulla sinistra. Sì, analizzando gli ultimi 2 mesi, l'ultimo mese e mezzo di Tesser, purtroppo va comunque rimarcata l'emergenza che è stato costretto ad affrontare puntualmente. E quando si fanno male 3 difensori centrali su 4 e gli esterni già faticavano prima, e comunque Visconti, poi
lo stesso Nico, insomma, hanno avuto degli acciacchi, fa fatica a mettere su una formazione, quindi io non capisco, cioè diventa difficile mettere in discussione un allenatore anche dopo la sconfitta di Trapani. Lo puoi mettere in discussione, credo, svincolandolo da una questione prettamente tecnica, di responsabilità tecnica, nel senso che tu, società, vuoi dare una scossa, il gruppo magari si è adagiato su questa scia di risultati negativi e quindi cerchi di dare la scossa, ma io responsabilità macroscopica di TSR non ne vedo. Forse nella gestione di determinati infortuni, acciacchi muscolari, vedi Biraschi, vedi Rea, vedi Ligi, forse avrebbe potuto dosare un po' meglio l'utilizzo, ma di clamorose responsabilità, magari ha potuto, diciamo, azzardare all'inizio la partita con la Salernitana, quello schieramento così, era una velina ancora in fase di rodaggio, però chiaramente è una squadra, come diceva il mister, che ha cambiato tantissimo, cioè non puoi avere subito la quadratura del cerchio, nonostante poi chiaramente fai un ritiro e tutto il precampionato e con tanti amichevoli, però con un allenatore nuovo, con calciatori nuovi, non puoi trovare subito quell'amalgama giusta. Tesser poi, a partire da Livorno, quando è iniziata la serie positiva di 5 partite, ha capito che con un centrocampo più muscolare, in quel caso Gidai, D'Angelo e Arini, ed un trequartista, l'Insigne o il Bastien, più equilibrato di turno, poteva affrontare una fase di crescita, e i fatti hanno dato ragione fino alla partita di Terni. Poi sono arrivate le partite con Crotone, la vittoria con Latina, poi le tre sconfitte consecutive, ma lì era un Tesser in piena emergenza. Ma non è che qui dobbiamo stare noi a difendere Tesser, attaccarlo, perché non credo abbia bisogno Tesser, una persona di 57 anni, del nostro supporto o delle nostre critiche. Però ecco, in queste condizioni l'Avellino, che cambia dopo 3 anni di gestione Rastelli, una gestione sempre in ascesa, ci sta che sia stata fino a questo momento una squadra che ha camminato a singhiozzo. Io credo che l'Avellino, una volta svoltando a 25, a più di 25 in ogni caso, ha un girone di ritorno tutto da vivere nel migliore dei modi, con un mercato che sarà importante e con uomini recuperati. Ecco, io non voglio però già parlare di mercato, però questa domanda te la devo fare, mister, perché a microfoni spenti parlavamo un po' dei trequartisti, a te piacciono tantissimo, facevamo il nome soprattutto di Saponara, che lo ritiene ovviamente il miglior trequartista nel calcio italiano, di giocatori autoctoni ovviamente. L'Avellino quest'anno ha cambiato completamente modulo rispetto al passato, giocando appunto col trequartista, ma un vero e proprio trequartista non c'è mai stato di ruolo, perché Insigne è stato adattato, Bastien idem, forse poteva essere un po' Soumaré, ma anche lo stesso Soumaré abbiamo visto non ha quelle qualità tipiche, quelle caratteristiche tecniche tipiche da trequartista. Allora io ti faccio questa domanda: come vedi invece Sbaffo trequartista? Ti faccio questa domanda perché, diciamo, sembra abbastanza scontato il ritorno di Sbaffo all'Avellino, parlando appunto già di calciomercato. L'unica cosa che ci permettiamo di dire è questo, è fare questo nome, anche perché da Como non sono arrivati solamente i 3 punti, ma è arrivata un po' anche questa semicertezza, diciamo così, perché Sbaffo non ha giocato, non è stato inserito durante il match, nonostante l'Avellino era in vantaggio, nonostante Festa ha utilizzato anche egli il 4-3-1-2 partendo con Gezal, l'ha tolto, non ha inserito Sbaffo. Un chiaro segnale questo. Un chiaro segnale, perché probabilmente c'è potuto anche essere qualche approccio tra le parti. Lui è un ex, quindi ad Avellino si sta bene calcisticamente, io credo che e sabato è stata l'ennesima testimonianza, perché bisogna dirlo, e portare 500-600 persone fuori casa non è da poco, anzi io credo che il pubblico di Avellino sia tra le prime, se non la prima, ogni volta che c'è una trasferta non si tirano mai indietro da nessuna parte. Quindi il calciatore sa cosa vive qui ad Avellino, in che modo si vive il calcio, e facendo riferimento poi all'aspetto tattico, la differenza la fanno
la testa dell'allenatore scegliendo un pochettino il modulo. Io mi piacerebbe molto poter giocare con questo modulo, perché ci sono i due vertici, quello in mezzo al campo basso e quello alto. Quando tu affronti un 4-3-1-2 è difficile, devi scegliere, se non ti metti a specchio devi scegliere quale vertice prendere, se vai a coprire il vertice basso o il vertice alto, non so se sono chiaro. Quindi bisogna adesso capire, interpretare il mister da trequartista, quali qualità preferisce, se preferisce un giocatore di inserimento, se preferisce un giocatore che si sa muovere tra le linee, o se preferisce uno che ti dà una mano abbassandosi in mezzo ai due interni di centrocampo. Quindi tutto dipende da... Sbaffa o caratteristiche più offensive rispetto... È un giocatore che si allarga molto, cerca la giocata sull'esterno sinistro, se mi ricordo bene. Sì. È un giocatore che ha già parecchie partite da B. Bisogna un pochettino interpretare bene qual è l'intenzione del mister e se la società naturalmente è disposta a prendere l'ennesimo giocatore che potrebbe poi rinforzare ancora di più l'aspetto offensivo, perché non ci dimentichiamo, io l'Avellino la reputo tra le migliori squadre sotto l'aspetto offensivo. Io non vedo rose forti così come lì davanti, come ce l'abbiamo noi. Sbaffo e chi altro? Parleremo di mercato nella seconda parte di Contatto Sport, subito dopo la pubblicità. Devi andare via. Rieccoci in studio con la seconda parte di Contatto Sport. Tra pochissimo torneremo ancora a parlare di Como Avellino e di mercato, però prima diamo spazio a Sara che ci legge un messaggio sul nostro gruppo di Contatto Sport. Flavio Boleo, un saluto a tutti voi in studio e un saluto all'amico ultrainformato Claudio, che con le sue analisi impeccabili delizia sempre le nostre orecchie. Cosa dire? Un'altra vittoria importante con il Como e speriamo di ripeterci domani sera al Partenio. Sarebbe un grandissimo risultato e un ottimo posizionamento in classifica con la chiusura del girone di andata. Io sono sempre stato fiducioso e penso che possiamo ancora dire la nostra con il girone di ritorno. Chiedo al super informato Claudio, pensi che rispetto agli anni passati dove abbiamo sofferto l'inizio del girone di ritorno, quest'anno con qualche giusto innesto saremo la squadra che potrà dare fastidio alle prime della classifica e quindi giocarsi anche i playoff? Un saluto a tutti voi da tutto il gruppo dei Biancoverdi Insuperabili, augurandovi un felice Natale e forza lupi, sempre oltre ogni barriera. Grazie Flavio, super informato Claudio. Ma è delizio le orecchie, non mi sembra che sto canto a Sanremo, a parte gli scherzi. Saluto Flavio e gli rispondo che può essere una chiave di lettura, nel senso che l'Avellino ha insomma un po' faticato finora e può essere protagonista del giorno di ritorno, anche se, attenzione, rispetto all'anno scorso lì sopra si corre un po' di più. Cioè, se andiamo a vedere la forbice tra terzo e ottavo posto è più larga. E quindi là sopra si corre di più, poi a partire dalla quarta, quinta posizione a scendere inizia quell'equilibrio, però c'è il Crotone, il Cagliari e il Bari, se mette a posto la difesa ha un potenziale qualitativo importante, però l'Avellino può senza dubbio con un mercato interessante, quasi una mezza rivoluzione praticamente, andare ad integrare diciamo un reparto offensivo già di per sé esplosivo con degli innesti in difesa e centrocampo. Mister, noi quando eravamo nella parte destra della classifica io ho sempre fatto un'analisi che secondo me questa squadra non era assolutamente da bassi fondi della graduatoria, ma era quantomeno la parte sinistra. Non parlo di primo o secondo posto, ma parlavo di un obiettivo playoff. Alla luce di questi risultati, alla luce anche del match di domani sera, perché domani sera la classifica lo dice, è una sfida
playoff. E osservando, come dice giustamente Claudio, la classifica, noi abbiamo cercato di farlo anche sabato nel corso di diretta Stadio e Studio. Effettivamente quest'anno rispetto al passato ci sono squadre che stanno rispondendo alle attese, parlo di Cagliari, in parte lo stesso Bari, Pescara, però poi ci sono delle sorprese, vedi il Crotone, vedi il Novara soprattutto, e anche altre come il Brescia e la stessa Entella. Io penso che il Novara e il Crotone, a meno che non hanno un crollo pazzesco, secondo me hanno ottenuto quei punti necessari per poter ambire quantomeno un posto nei playoff. Le altre io faccio fatica ad individuarle in quella zona, e quindi mi riferisco al Brescia, lo stesso Entella, Trapani anche. Partendo dal presupposto che la società, come tutti gli anni, sta facendo un ottimo lavoro, questo bisogna dare merito, perché l'Avellino, a parte questo inizio un pochettino particolare, però io credo che bisogna fare un applauso a chi realmente riesce ogni anno a mettere su una formazione competitiva. L'Avellino è una delle squadre che ha fatto più gol di tutte, questo sta a significare che... Terzo migliore attacco. C'ha 30 gol, se non sbaglio, fatti. Sì. E significa che ha del potenziale. Il potenziale l'ha scelto la società insieme all'allenatore, credo. E questo significa che ancora una volta la scelta degli uomini è buona. Adesso bisogna innanzitutto capire un pochettino come sistemare un po' l'aspetto tattico difensivo. Ritornando poi alla classifica, alle ambizioni delle altre società, è un campionato diverso dagli altri anni, ma la Serie B è questa. La Serie B ti fa notare delle sorprese, sia in positivo che in negativo. Credo che bisogna fare un passo alla volta. L'Avellino è una di quelle società che ora dovrebbe, sicuramente penserà alla partita di domani sera, fino all'apertura del calciomercato, giocarsela una partita alla volta e vedere dove realmente si può collocare questa squadra, e da lì poter iniziare a competere con delle squadre che per ora stanno dettando legge, che vanno molto forte, tipo il Crotone ha pareggiato la partita scorsa all'ultimi minuti, altrimenti aveva, ed è una squadra giovane, l'ha messo anche il presidente Taccone, che bisogna fare i complimenti a questa squadra. Ci sono le altre realtà che hanno difficoltà, c'è il Perugia che è partito per poter vincere, o almeno per fare lo Spezia che ha speso un sacco di soldi, c'è il Bari, non è detto, è un campionato dove tu devi stare lì in sordina, devi lavorare, migliorare l'aspetto tattico e cogliere il momento opportuno facendo un filotto di risultati uno dietro l'altro. No, sai perché dicevo quello? Perché rispetto al passato, almeno queste squadre, quelle che hai menzionato tu e che avevo menzionato anche io in precedenza, vedi Bari, Pescara, io il Perugia sinceramente non lo vedo nelle zone altissime della graduatoria, e lo Spezia sono squadre che comunque sono, forse lo Spezia è la delusione. Rispetto invece al passato, vedi l'anno scorso il Catania su tutto, che doveva ammazzare il campionato, invece si è ritrovato addirittura a lottare per non retrocedere. E quindi diciamo quelle squadre ci sono nella parte sinistra, e in questa parte sinistra poi ci sono delle novità, alcune clamorose come il Crotone soprattutto, e poi c'è il Novara, perché non dimentichiamo che il Novara è a 37, ma sul campo ne ha ottenuti 39. Dopodomani ci sarà anche questa sfida tra Novara e Cesena, quindi potrebbe già essere una sfida importante in ottica playoff. Forse per assurdo la delusione è proprio lo stesso Cesena, che poteva e doveva lottare con il Cagliari per le primissime posizioni. Ma per me è ancora presto, sinceramente, perché credo in un campionato come quello di Serie B, che poi i valori alla fine qualcuno stenterà, tipo il Catania come l'anno scorso, con un potenziale incredibile, un altro po' retrocedeva in C. E credo che alla fine i valori passeranno tutti dal lato sinistro della classifica, e lì la migliore squadra
quella con più determinazione, soprattutto da uno stato fisico psicologico migliore delle altre, potrebbe fare il salto, il balzo in avanti, sia per poter puntare a vincere il campionato direttamente che ai playoff. Io dico che l'unica cosa è puntare già da domani sera a fare bottino pieno e un passettino alla volta, probabilmente, ci ripeto, con il potenziale che ha l'Avellino là davanti, potrebbe sicuramente fare qualcosa in più e ritrovarsi in una classifica migliore. Tra pochissimo andremo a vedere le pagelle Domenico Zappella, però visto che abbiamo aperto questo argomento sulla classifica, chiedo alla regia di mandarla nuovamente in onda per analizzarla meglio con Claudio, a dimostrazione del fatto che fino a qualche giornata fa parlavamo della parte destra della classifica, parlavamo quasi di play-out, ora a dimostrazione del fatto che con una serie di vittorie positive in un niente ti riesci a trovare la parte sinistra e nel caso dell'Avellino poter parlare di playoff. Completando il discorso con quello che ha detto Domenico di queste squadre sorpresa che al momento si trovano nella griglia playoff, un tuo commento a questa classifica? Sì, non abbiamo menzionato il Livorno, che comunque il Livorno, sì, è una squadra di tradizione della categoria. Sì, e il cambio di allenatore praticamente non gli ha prodotto nulla, e Bortolo Mutti davvero pessimo il suo impatto sul campionato. Però ecco, si diceva di Brescia e della stessa Entella, sono squadre che giocano un calcio davvero divertente, interessante, propositivo, redditizio. Il Brescia di Boscaglio è una squadra che attacca gli spazi come poche, lo abbiamo visto anche da Avellino, la partita 3-3, una squadra che concede tantissimo, che però fa male, ne sa qualcosa il Cagliari di Rastelli. Però ecco, io credo che a parte il Cagliari, voglio dire, le situazioni siano tutte in divenire. E attenzione, il Novara, cioè, è una sorpresa fino a un certo punto, perché comunque è una squadra costruita in un certo modo, che ha mantenuto l'ossatura dell'anno scorso e che ha aggiunto, insomma, qualche elemento, vedi Viola, insomma, poi c'è Galabino, Faraone, c'è Galabino, Evacuo ti fa un campionato potenzialmente alla doppia cifra e non te lo aspetti. Quindi insomma, ci sono tante squadre interessanti lì sopra, poi comunque squadre come, vedere anche squadre come il Vicenza, però lì sotto anche questa è una sorpresa, perché il Vicenza di Marino è una squadra sì che ha perso uomini importanti come i Moretti, i Cocco, insomma, i Ragusa, non sono, e Di Gennaro, attenzione, Di Gennaro in cabina di regia, quindi non è roba da poco, però Marino è un allenatore esperto, credo saprà riprendersi. Insomma, io credo che dopo dalla zona playoff a scendere, comunque un sale e scendi di squadre, basti vedere anche la Ternana, che è una squadra stranissima, una squadra che perde, vince, perde in casa, vince fuori. Insomma, non è facile da gestire come situazione. Io credo che per l'Avellino sia importante già, ad esempio, domani, un campionato di Serie B, è importante già affrontare una partita con l'ottica di non perdere, cioè nel senso che se hai già qualche difficoltà di tuo all'interno, che può essere una difficoltà tecnica, comunque a livello fisico, affrontare questo tipo di squadre ostiche in casa, un punto anche non è da prendere, diciamo, come dire, male, e comunque ti può dare comunque una mano, ti può dare quella continuità, anche perché sei in fondo al girone di andata e devi chiuderlo, diciamo, in qualche modo, e quindi proiettarti al girone di ritorno con maggiore consapevolezza. Tra poco andremo ad analizzare anche il prossimo turno, che ricordo si inizierà domani sera con Avellino Virtus Entella, ma che si svilupperà praticamente integralmente il 23 dicembre, fatta eccezione anche del posticipo del 24 dicembre tra Salernitana e Cagliari. Alla luce proprio di quella classifica andremo a vedere quanto l'Avellino in caso di vittoria potrebbe guadagnare in termini di classifica. Ma facciamo un passo indietro, torniamo alla vittoria sul lago di Como dell'Avellino grazie alle pagelle di Domenico Zappella.
Battali, 8, un felino quando nega il gol a Ganz con quel colpo di reni sulla linea, straordinario in precedenza sul tiro a botta sicura di Ebagua. San Gigi è sempre fondamentale. Mitriaschi, 9, tutti in piedi per Milan, un Eurogol, un destro pazzesco, una punizione magistrale alla faccia dei detrattori. Vuole il calore dei tifosi e se lo merita tutto, anche perché tiene bene in fase difensiva. Gidai 6,5, chissà ora che torneranno i centrali difensivi, dove vorrà giocare. Scherzi a parte, dimostra come sempre tanta generosità, prezioso come l'oro. Chiosa 6,5, nel periodo più difficile per la difesa decimata dagli infortuni, ecco che emerge la sua classe e qualità. Tiene a bada due signori attaccanti come Bagua e Ganz, è tornato il Chiosa che conoscevamo. Mica 7, un cavallo imbizzarrito, galoppa sulla corsia costantemente, sembra indemoniato e stavolta regge l'urto anche in copertura. Meriterebbe rigore ed invece la penna lo ammonisce per una simulazione inventata. D'Angelo 6,5, altra prova di grande cuore per il capitano, nel primo tempo è un mastino nonostante i continui calci che gli avversari gli riservano, tampona a centrocampo come solo lui sa fare. Arini 7,5, un giocatore come Mariano va sempre apprezzato e lodato, non sbaglia nulla, lo trovi dappertutto, corre come un forsennato, polmoni d'acciaio e cuore di platino. Gavazzi 6,5, nel primo tempo dà lezioni di grande calcio smazzando assist delicati al bacio, nella ripresa cala la distanza ma la sua classe è indispensabile. Bastien 6,5, che personalità, nei primi 45 minuti è il migliore in campo, solo la penna lo ferma non premiandolo con un rigore solare, nella ripresa abbassa i ritmi e Tesser lo richiama in panca. Castaldo 6,5, una gara di grande sacrificio per Gigi, sbaglia qualcosina ma in quanto a grinta, impegno e attaccamento è sempre un leader. Mokulu 6,5, peccato per l'infortunio, altra prestazione di grande solidità, fa sportellate con tutti difendendo caparbiamente palla e facendo salire la squadra. Trotta 6,5, entra con cattiveria al posto di Mokulu e solo una gran parata di Scuffelli nega la gioia del gol. Ora vogliamo il Trotta che conosciamo contro Lentella. Dattilio 6,5, il ragazzo ha qualità oltre a grande personalità, nel momento più delicato del match non sfigura affatto. Ligi senza voto, troppo poco in campo per giudicarlo. Questi dunque i voti di Domenico Zappella su tutti un 9 a Mitriaschi che... C'era la somma dei voti, dei voti precedenti. Sì, lo stavo per dire io, è quello forse il 9. Nessuno sotto il 6,5? No, mi sono piaciuti... Siamo a Natale? No, perché l'ho detto in precedenza, l'ho detto anche sabato, a me la Vellina è piaciuta la prestazione, non c'è stato secondo me nessuno al di sotto della sufficienza, anzi ognuno ha portato il proprio mattoncino ed è questo l'aspetto principale, perché se nelle precedenti vittorie avevamo elogiato soprattutto determinate individualità, secondo me a Como si è vista la prestazione collettiva anche di chi è subentrato a gara in corso, in particolar modo Trotta che avevo bacchettato la settimana precedente. A me è piaciuto anche lo stesso Dattilio per come è entrato in campo gli ultimi 15-16 minuti. Claudio, sei d'accordo con me su questo? Sì, no, ma visto che tu eri lì, quindi l'hai visto meglio di me dalla televisione, si vede meglio. Anche io, nessuna insufficienza assolutamente, perché ognuno si è sacrificato, ognuno ha aiutato il compagno, sempre pronto a lottare, come lo stesso Tesser ha sottolineato oggi, cioè in conferenza stampa si è lottato su ogni pallone
e non era facile su quel terreno di gioco abbastanza disastrato. E tu dicevi di Dattilio, giusto così, perché Dattilio è entrato con personalità, senza alcun timore, ha avuto 2-3 spunti davvero interessanti, giocando come trequartista, cosa che non aveva mai fatto. E lo stesso Trotta si è creato un paio di occasioni, quindi tutte note positive per Tessera, assolutamente. Sara, leggiamo un altro messaggio del nostro Michele Mercadante, che non si risparmia mai. Stasera, lo leggiamo integralmente. Vai, Sara. Formazione anti-Entella. Frattali, Gidà e Chiosa centrali, Ndriaschi a destra e Nica a sinistra, D'Angelo, Arini, Gavazzi e Bastiene trequartista, Castaldo seconda punta e Trotta prima punta. Peccato per Muculo, che avrebbe potuto giocare dall'inizio se non avesse subito la distorsione alla caviglia del match del Sinigaglia. Sarebbe stato opportuno inserire Benjamin dall'inizio, con Trotta eventualmente più utile a partite in corso, ma tant'è. Vuol dire che giocherà a Manuzzi dal primo minuto, gestendo infortuni ed energie, ovviamente sempre se avrà recuperato bene per l'ultima partita e trasferta dell'anno solare. Chiaramente ci auguriamo di sì, perché è più utile in trasferta per la mole enorme di lavoro che fa. Riguardo a Bastiene, è opportuno che giochi lui dall'inizio e non Roberto Insigne, anche se il tecnico Tessera ha detto nella conferenza odierna che siamo corti a centrocampo, date le non perfette condizioni d'Attilio e Zito. Per non perdere un tempo, dati due scadenti primi tempi nelle due gare interne consecutive contro Pro Vercelli e Lanciano, i centrocampisti che hanno giocato a Como devono stringere i denti e giocare, nonostante l'emergenza a centrocampo. Soluzione alternativa dall'inizio in caso di affaticamenti solo seri però. Ligi centrale e Gidai, spostato a centrocampo, ma è meglio di no, utile a partite in corso per sopperire agli uomini contati a centrocampo. Giron che può giocare a metà campo ed Attilio che può fare uno sforzo facendo di necessità virtù e non Zito, che non sta bene fisicamente. In difesa Ligi, speriamo in attacco Muculo, augurandoci che possa giocare per uno spezzone di gara contro l'Entella, indipendentemente dal risultato, perché può essere adatto non solo per offendere, ma anche per difendere. Ok, ringraziamo il... Possiamo andare a casa dopo questa analisi, che è comunque condivisibile assolutamente. Allora, prima di farla commentare a te, la faccio commentare all'allenatore, la faccio commentare a mister Immimmo, anche perché il nostro Michele Mercadante penso non si sia allontanato troppo dalla realtà, soprattutto nella formazione di domani, anche perché sembra che Tessera l'ha annunciata praticamente, confermando soprattutto i quattro di difesa, confermando Bastien trequartista. In avanti sono rimasti arruolabili solamente Castaldo e Trotta in perfette condizioni, quindi diciamo la formazione è fatta, dovrebbe essere quella. Sì, anche perché credo che l'Entella possa schierare lo stesso modulo e quindi l'Avellino, che predispone già da parecchie settimane se non da sempre il 4-3-1-2, quindi credo che sia confermato tutto quello che il signore ha scritto. Quindi, ripeto, è una partita un po' particolare. Hanno uomini importanti là davanti, bisogna stare attenti, aumentare subito il ritmo e cercare di cogliere quanto prima possibile. Nella terza e ultima parte di Contatto Sport parleremo naturalmente del prossimo avversario Lentella, andremo ad ascoltare anche le dichiarazioni di mister Tesser fresche di giornata, come detto, dopo la pubblicità. Terza ed ultima parte di Contatto Sport, ci eravamo lasciati con il messaggio, con la disamina tecnica del nostro telespettatore. Claudio, volevi commentarla, perché dicevi una disamina corretta. Se fosse un collega non me ne ero accorto. Complimenti davvero, ottima disamina da parte di Michele. Sì, credo che la formazione dovrebbe essere quella, c'è un ballottaggio sulla tre quarti, c'è sempre questo dubbio, magari che Tesser voglia
riabilitare Insigne, anche se comunque il Partenio Lombardi per Insigne non è amico ultimamente, perché l'abbiamo visto contro il Lanciano, ogni pallone che toccava errore, comunque veniva, il pubblico rumoreggiava, però è un calciatore che va assolutamente recuperato, perché quando è stato comunque sul pezzo, è stato in forma, ha dimostrato di poter far male, 3 gol per lui finora, quindi insomma non è che è dispiaciuto finora. Chiaramente, come hai detto tu in apertura di trasmissione, è un calciatore che nasce seconda punta a Reggio Calabria, ha fatto 9 gol mi sembra da seconda punta, e quindi magari la trequartista potrebbe fare più fatica. Tessera sceglie la continuità in un altro, l'ennesimo tour de force di questo campionato, e in attacco chiaramente deve fare, no, di necessità virtù, comunque ha 2 uomini, gli unici 2 a disposizione. Moculo dovrebbe, quindi recupererà solo per la panchina, però attenzione perché dietro ci sono Rea e Ligi di nuovo a disposizione, e sta recuperando Biraschi, che sarà a disposizione per la partita con il Cesena, mentre per Viscondi se ne riparlerà l'anno prossimo, come Tavano, e poi chiaramente calciatori come Arini, Gidai, Cavazzi, sono calciatori che tirano la carretta ormai da tantissime partite. Lo stesso Gidai, che Tessera ha detto no, io non ci rinuncio, dalla partita di Livorno questo ragazzo non si è perso un minuto, sia da mediano che da difensore centrale, quindi insomma continuità, però l'importante è mantenere uno status fisico ottimale. Il nostro Michele dalla sua disamina si evince che ha seguito la conferenza stampa di Attilio Tesser che c'è stata questo pomeriggio. Andiamone ad ascoltare un piccolo estratto. Quello che si spera che sia un Avellino concentrato, molto concentrato, che stia bene mentalmente, che stia bene fisicamente, che abbia quella voglia di essere squadra compatta che cerca di ottenere il massimo del risultato. Questo è evidente. Questa è la speranza, siamo coscienti che stiamo giocando con grande continuità, veniamo da un momento positivo che ci può consentire a livello mentale di essere, tra virgolette, più sereni. Dico molto tra virgolette perché quella serenità viene intesa come proprio concetto di dire ci possiamo essere anche noi a far bene. Però tutto il resto è da conquistarselo pallone su pallone, come è stato fatto a Como, lottando palla su palla, come è stato in queste partite, di una squadra determinata, di una squadra molto compatta nella concentrazione massima e nella voglia di far bene. Poi di fronte avremo un avversario particolarmente difficile, secondo me, una bellissima realtà. Nelle ultime 14 partite ne hanno persa solo una, e sono la seconda o terza difesa del campionato, con una squadra che gioca molto molto veloce, molto bene, molto grande qualità tecnica davanti, tutto in velocità. Dobbiamo stare molto molto bravi e fare una prestazione sopra le righe domani sera, anche perché è la migliore difesa, ma una delle migliori difese, ma giocano un calcio offensivo, non è che giochino a fare le barricate, anzi una squadra molto propositiva. Devo fare complimenti agli Eti che veramente ha trovato una quadratura del cerchio importante con dei giocatori soprattutto in avanti, di grande qualità, e poi in sostanza in mezzo al campo in difesa. Una squadra quadrata. Fatti i meriti a loro, io sempre dico che voglio vedere il miglior Avellino, e poi quello che sarà, vedremo domani sera sul campo, tantissime componenti su una partita di calcio. Queste dunque le parole di Tesser sul prossimo avversario di domani sera, la Virtus Entella. Mister, il piccolo estratto serviva per dire anche quello che ha detto Tesser: ora non ci culliamo sugli allori alla luce di queste 3 vittorie, bisogna stare sempre concentrati, anche perché l'Entella, come abbiamo detto, non è per niente un avversario semplice, alla luce sì del bunker difensivo che hanno creato, ma anche, come ha detto Tesser, giocano un calcio spumeggiante e offensivo. Sì, assolutamente, credo che domani sera sia la giusta, bisogna, si darà la giusta valutazione alla squadra sotto l'aspetto sia della maturazione che degli aspetti tattici, quindi credo che la consapevolezza dell'importanza della partita di domani sera sarà l'ago della bilancia per far capire veramente le potenzialità di questa squadra.
Claudio, siccome Manuele dalla regia ci ha inviato questa grafica che poi conosciamo un po' tutti perché mancano due partite al giro di boa, domani sera la sfida al Partenio Lombardi contro l'Entella e poi si chiuderà il girone di andata, si chiuderà il 2015 a Cesena in trasferta. Ti faccio fare solo un pronostico, secondo te a quanto chiudiamo il girone di andata? Ma mi basterebbe chiuderlo a 26. 26, un solo punto? Mi basterebbe chiuderlo a 26 perché svoltare più, andare oltre il 25, come ha detto il buon Frattali l'altra settimana in conferenza stampa, è un qualcosa che a livello mentale è importante, chiaramente. Ci si augura che l'Avellino possa fare il bottino pieno tra Entella e Cesena e se l'Avellino dovesse vincere come ci auguriamo contro l'Entella, Tessera andrebbe ad eguagliare sempre in questo dualismo con Rastelli il rendimento avuto da Rastelli lo scorso febbraio, quando ricordiamo che il periodo aureo di Rastelli con Spezia Latina, Frosinone e Livorno infilate una in fila l'altra, quindi in sequenza, e quindi quattro vittorie consecutive sarebbero tanta roba. Dall'altro l'Entella mi ricorda nel rendimento, nella modalità di reinserimento nel campionato, un po' il Vicenza, no? Sì. Riammesso al campionato e che con l'avvento di Marino ebbe quella serie di risultati utili consecutivi, oltre 15 partite in fila, e avversario assolutamente ostico, da temere, da tenere la giusta considerazione con Masucci, Caputo, o comunque se dovesse giocare anche Cutolo, velocissimi lì davanti, quindi grandissima attenzione da parte di Gidai e Chiosa al centro della difesa, e poi Costa Ferreira che di solito ha fatto l'esterno, ex Messina, e che invece quest'anno ha trovato la sua dimensione per vie centrali. E poi non dimentichiamo comunque in panchina ci sarebbero oltre Cutolo, comunque Sforzini, anche un certo Sesto, quindi voglio dire un'Entella anche abbastanza completa come squadra. Che poi tra l'altro nella prima parte del girone di andata Sesto era titolare inamovibile, sì. Poi non si è capito cosa... Sì, sono i misteri un po' di questa Serie B, ce lo diceva a microfoni spenti, come anche Moretti a Latina per esempio. Moretti con, prima dell'avvento di Somma con Giuliano il campo l'ha visto due o tre volte da titolare, e anche con Somma sta facendo fatica, anche se da Avellino l'abbiamo visto... inserisse, è stato un obiettivo di mercato dell'Avellino, un calciatore che farebbe comodo a qualunque squadra in Serie B, però insomma non rientra nel, come dire, nel, negli obiettivi di gennaio, c'è già sbaffo, però comunque l'Avellino credo che prenderà un altro centrocampista, oltre tre difensori. Il mister non era d'accordo con i 26 punti inquadrati da Claudio. No, non ho detto nulla, lo guardavo e basta. Naturalmente sono due partite difficili, però da tecnico io credo che bisogna pensare una partita alla volta, come si dice sempre. Da tecnico, da tifoso? Da tifoso mi auguro domani sera di prendere i tre punti e poi andare a viso aperto a giocarmi una partita in uno stadio bello, pieno di gente, dove non si sa mai, con l'euforia e con la forza mentale di poter usufruire di un altro risultato positivo. Però andiamoci con la massima tranquillità, perché noi siamo abituati a parlare negativamente quando le cose vanno male e poi a esaltarci talmente tanto quando si fanno tre risultati di fila. Io mi auguro domani sera che l'Avellino possa fare l'ennesima partita dei tre punti. Claudio, parlando di mercato, siamo tornati da Como con sbaffo, uno si aspetta ogni partita, ogni vittoria della squadra avversaria, prendiamo qualcosa, con la Virtus Entella non dovrebbe esserci nulla in ballo, oppure? No, non credo, perché poi se poi andiamo in questa serie positiva di calciatori avversari che poi vengono qui, ci sarebbe anche un certo Crecco del Lanciano che non ha giocato per circa un'ora e poi è subentrato, e lo stesso Pucino, insomma, che comunque ha giocato. E, no, dell'Entella no. Sbaffo probabilmente ha sbagliato Pullman a fine della partita, ha preso quello dell'Avellino. L'Avellino, scherzi a parte, trattativa chiusa e... come dicevo prima, vabbè, ma credo non lo scorro io, l'Avellino prenderà un difensore centrale ed un terzino per fascia, visto che comunque
Tu quindi dici tre difensori, e addirittura, se non ho capito male, due centrocampisti. Allora, di base oltre Sbaffo, cioè oltre Sbaffo un altro centrocampista. Allora, tre difensori e Sbaffo di base, quindi quattro, e poi si sta valutando se prendere anche un altro centrocampista, visto che comunque Zito è in uscita, quindi un sinistro. E poi c'è il discorso Trotta in attacco, se Trotta va via, prendi un attaccante che può accettare anche magari la panchina, non un titolarissimo, non uno da doppia cifra, e comunque uno che può inserirsi nelle rotazioni dei quattro con Tavano, Mokulu e Castaldo, tenendo sempre presente comunque Tavano è un calciatore che potrebbe, stando a quanto ci ha dimostrato, avere altri problemi fisici, e comunque un calciatore è un 79 e quindi ci può stare che può avere dei malanni, degli acciacchi durante la stagione. Ci auguriamo che lui li abbia trascorsi, li abbia passati durante il giro di andata, anche perché ne ha avuto già abbastanza e ne sta avendo, però secondo quanto mi risulta l'Avellino farà un mercato importante in difesa, sarà una rivoluzione con uno dei terzini, Nica o Nitriaschi in uscita, e addirittura uno dei due centrali, Ligi o Rea, quindi più Rea credo a questo punto, che potrebbe già lasciare. E poi per quanto riguarda le altre uscite ci sono i Sumarei, Zito e Napoli, Tutino, calciatori. Così. Io a questo punto inserirei, Claudio, facciamo un po', tu hai delle notizie, cerco di darne anche io qualcuno, certo. Così ci confrontiamo, anche perché l'abbiamo sempre detto, soprattutto dagli schermi di Prima TV, di Contatto Sport, nomi a casaccio non vogliamo assolutamente buttarli, anche perché non facciamo fantacalcio, facciamo i giornalisti, facciamo appunto il nostro lavoro. Tu hai parlato quindi di tre difensori e due centrocampisti, uno diciamo è già praticamente Visito. Concluso. Io ho la sensazione invece che gli acquisti possano essere inferiori a 5, anche perché penso che a centrocampo, con l'inserimento di Sbaffo, a questo punto sembra ormai certo che Sbaffo e Insigne si contenderanno la maglia da titolare, dai via quasi certamente Sumaré, come sottolineavi stesso tu. A questo punto dove metti Bastien? Bastien potrebbe essere il rinforzo ideale per il centrocampo, a meno che non vai a prendere un giocatore che può adattarsi sia a centrocampo che anche come esterno. Mi viene un nome su tutti, perché se va via Zito, l'obiettivo dell'Avellino qualche anno fa, se ricordi bene Claudio, era un certo Mammarella. Quindi io penso che potrebbe essere il sostituto ideale, un giocatore in grado di coprire più ruoli, anche quello potrebbe essere un obiettivo. Se vai a prendere un giocatore importante di questo spessore, potresti diciamo non andare a prendere altri centrocampisti, e potresti, perché no, adattarti anche sulle corsie, perché tu dici uno tra Nica e Nitriaschi probabilmente va via, penso più Nica a questo punto che Nitriaschi, ma poi si inserisce un meccanismo particolare, perché prima di acquistare devi cedere, anche perché non dimentichiamo, ecco appunto lì volevo arrivare, il discorso della lista, che praticamente ci ha bloccato nella parte finale del calciomercato estivo, e quindi bisognerà fare molta attenzione anche questa volta, perché non c'è Schiavone, quindi un posto già si era liberato, però io ancora non ho notizie della situazione Tonni, quindi se è ancora inserito. Allora, i posti sono due, perché Tonni è fuori lista, quindi questo mi è considerato fuori lista, quindi attualmente sono due posti che non sono pochi, quindi Tonni a fine agosto, quindi quando è stata considerata la lista, era fuori. A gennaio, se non erro, si discuterà il contenzioso, comunque la querela davanti al collegio arbitrale, ma comunque in ogni caso nella lista Tonni non figura, quindi sono due posti vacanti. Il discorso del centrocampo da integrare con un altro elemento oltre Sbaffo va fatto nel senso che Gidai
attratto sempre più in orbita difesa, ma non chiaramente con i recuperi di altri difensori o comunque un altro acquisto difensore centrale come attore primario, però Gitai comunque può essere considerato anche durante il girone di ritorno come un difensore. Quindi insomma l'Avellino... Però poi non mi trovo un po' con i numeri, Claudio, perché soprattutto a centrocampo tu dici lo vedi in un'ottica difesa, allora non vai a prendere un altro centrale a questo punto. E l'Avellino alla luce di questi infortuni tenderebbe a prendere, non avere quattro centrali ma cinque centrali, potrebbe coprirsi in questo senso. Cioè quattro centrali più Gitai, cinque. Ma comunque poi secondo ma me... Ma Gitai comunque rimarrebbe comunque un jolly, nel senso che il suo ruolo... Hai troppi sì. Poi dopo diventano troppi, secondo me, troppi uomini anche a centrocampo, perché le maglie sono sempre, giocando col 4-3-1-2 sono sempre tre, diciamo che Gavazzi e Arini sono quasi insostituibili, sì. dei perni fissi, poi c'è D'Angelo, c'è Bastien, molto c'è lo stesso dipende, Gitai. Mister, stiamo facendo un po'... Questa volta lo stiamo facendo un po' di fantacalcio, effettivamente. Parecchio, perché io credo questi argomenti bisognerebbe farli la prossima settimana, perché siamo alla vigilia di una partita importantissima. E poi soprattutto, grazie alla lista da presentare, bisogna vedere se i calciatori accettano un trasferimento. Appunto. Quindi bisogna cogliere l'occasione dei due posti vacanti probabilmente e poi aspettare la volontà di qualcuno che si sente un po' trascurato oppure ha qualche richiesta, e da lì sapersi muovere. Quindi per me è inutile, soprattutto poi, ripeto, per il rispetto e per la concentrazione della partita, per me è fondamentale. In settimana, Claudio, si era parlato anche di un croato che però a quanto pare non ha convinto al 100% Testa. No. Che Ciriac sembra che non abbia impressionato più tanto Tesser. L'Avellino aveva l'accordo con lo Zadar, la società di appartenenza, con il procuratore, però non è un calciatore che fa al caso evidentemente di Tesser, che nelle idee diciamo della società era il calciatore all'interno sinistro. Al posto di Zito. Sì, sostanzialmente, quindi tutto mancino, un buon calcio, una buona struttura fisica, però evidentemente venendo dalla Serie B croata, qualche perplessità ed un po' un mesetto di inattività l'ha destata in Tesser, quindi non dovrebbe rappresentare una scelta per il mercato di gennaio, come inizialmente poteva sembrare, anche se noi non l'abbiamo vista all'opera perché gli allenamenti sono a porte chiuse e quindi non possiamo giudicare più di tanto, giudichiamo sui video, giudichiamo... Io però scusami Claudio, perché mi è venuta proprio in questo momento nell'aspetto tra virgolette negativo, perché non si è conclusa positivamente, a questo punto pensiamo, immaginiamo la trattativa, ci leggo un qualcosa di positivo e lo chiedo soprattutto a Mister Mimmo, perché se un allenatore dice alla società per me questo giocatore non fa il caso nostro e la società ovviamente ascolta le indicazioni dell'allenatore, questa è l'ennesima conferma di come ci sia un rapporto importante tra la società e l'allenatore, perché in passato io non dimentico che tra le tante critiche che sono piovute, che sono arrivate, c'era anche quella del fatto che Tesser non avesse scelto i giocatori. Ma la mia premessa iniziale era quella che l'allenatore deve essere al centro del progetto tecnico, se no non si chiama allenatore, perché altrimenti io capisco le problematiche del mercato, quindi un applauso alla società nei confronti di una valutazione dell'allenatore, perché è inutile, se si parlasse di un giocatore molto giovane, allora la società come investimento può anche far capire all'allenatore che c'è questa opportunità importante di un ragazzo giovanissimo e allora si può anche fare l'operazione. Ma quando c'è da rinforzare la squadra e l'allenatore preferisce una caratteristica, ecco perché dicevamo prima del trequartista, con quale caratteristiche l'allenatore intende far fare quel ruolo. Quindi prendere un giocatore che poi l'allenatore non lo vede, oppure per lui ha delle qualità che non sono appropriate al modulo,
credo che la società in questo caso abbia fatto benissimo. Giusto per interrompere, sì. In termini di mercato, Tesser ha indicato gli obiettivi specifici questa volta. Se in estate ha fatto, tra virgolette, mercato per il 30%, a gennaio lo farà per il 70-80%, nel senso che ha una lista di nomi che la società sta cercando di prendere. Perfetto, abbiamo purtroppo tempi davvero stretti. Sara, un ultimo messaggio prima di andare avanti. Marco Evangelista, ciao, buonasera a tutti voi. Grande vittoria dell'Avellino in quello di Como. Continuiamo così e ci toglieremo belle soddisfazioni. Io domani non sarò allo stadio per motivi di lavoro, ma appena tornerò a casa soffrirò a vederla in TV. E un grande applauso alla Curva Sud che ha dato spettacolo come sempre. Forza Avellino e buon Natale dalla famiglia Evangelista Lupi Veraci. Grazie a Marco, grazie a tutta la famiglia Evangelista. Come ha già sottolineato Marco, vedrà la partita in TV. Io suggerisco a Marco e tutti i nostri tifosi, tutti i nostri telespettatori, appena finisce la partita, sintonizzatevi come sempre sulle nostre frequenze e non solo, anche in diretta streaming sul nostro sito www.primatv.it per diretta stadio e studio, con la possibilità di poter intervenire in diretta al numero 0825 313 99. Ci saranno come sempre anche i collegamenti dal Partenio Lombardi per ascoltare il commento dei protagonisti. Tutto questo domani a fine partita, come vedete appunto nella grafica, a partire dalle 22:40. Avellino contro Entella, scopriamo meglio il prossimo avversario dei Lupi, l'Entella vista da Leonardo D'Alenia. In bocca al lupo. Dopo la vittoria di Como, che ha sancito il tris di successi, l'Avellino domani sera sarà nuovamente in campo al Partenio Lombardi contro la Virtus Entella. La squadra di mister Aglietti è una delle sorprese di questo campionato, grazie ad una compattezza difensiva che per il momento vale il terzo posto sul podio delle squadre meno perforate della Serie B. Ma oltre ad avere un bunker difensivo, l'Entella ha maturato i suoi 28 punti in classifica anche grazie ad un gioco spumeggiante ed offensivo. Nell'ultimo turno infatti i Liguri hanno liquidato tra le mura amiche la Pratica Vicenza con un secco 4-1. Padroni di casa subito in vantaggio al nono con una grande rete di Costa Ferreira, bravo a stoppare e da fuori area a calciare al volo sotto l'incrocio. Sembra che la Virtus possa fare un sol boccone dei biancorossi, che però per la prima volta mettono il naso fuori area e vanno in gol. Sono passati infatti appena 2 minuti alla rete dei padroni di casa quando Galano viene atterrato in aria da Keita e Di Paolo decreta il penalty. Sul dischetto va lo stesso ex Barise che spiazza Jacobucci con un raso terra alla destra del portiere. Il primo tempo si conclude in parità, ma nella ripresa l'Entella sfodera gli artigli e grazie a Caputo, autore di una doppietta, stende il Vicenza. Il bomber ex Bari dapprima realizza un calcio di rigore al 54esimo, poi 4 minuti dopo con un bel tiro in sacca alle spalle di Vigorito. Prima della fine della partita c'è ancora tempo per Masucci di siglare il 4-1 finale. Per la gara con l'Avellino, Aglietti dovrebbe schierare i suoi con Jacobucci tra i pali, Zanon, Ceccarelli, Pellizzer e Keita in difesa, Palermo, Jadid e Troiano a centrocampo, Costa Ferreira alle spalle del tandem d'attacco composto da Caputo e Masucci. L'Avellino al canto suo vorrà calare il poker di vittorie, ma come detto non sarà facile, anche se dall'infermeria arriva qualche sorriso. Figurano infatti l'elenco dei convocati Rea e Zito ed in extremis anche Mokulu, acciaccato ma almeno arruolabile per la panchina. Sarà l'ultima gara prima di Natale e i Lupi vogliono fare, speriamo, un bel regalo ai propri tifosi. Questo Entella visto da Leonardo, abbiamo già sottolineato la forza soprattutto in fase offensiva di questa squadra. Siccome siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, io ti ringrazio Emanuele per la grafica, la vediamo appunto del prossimo turno che appunto si aprirà domani con questo anticipo. Poi ci saranno Bari-Brescia, Crotone-Trapani, Livorno-Ascoli, Novara-Cesena, Pescara-Modena, Provercelli-Perugia, Spezia-Como, Ternana-Lanciano, Vicenza-Latina. Giocheranno mercoledì, la vigilia di Natale, a mezzogiorno invece allo stadio Arechi ci sarà l'ultima sfida di questa ventesima
ventesima giornata del campionato di Serie B tra Salernitana e Cagliari. È un turno importante, io però volevo un attimo tornare sulla trasferta a Como per sottolineare alcuni aspetti che assolutamente non sono andati per il verso giusto, perché se da un lato abbiamo esultato per la vittoria, per questo terzo successo consecutivo, purtroppo al di fuori dello stadio Sinigaglia qualcosa, come detto, non è andato per il verso giusto. C'erano 500 tifosi dell'Avellino, le forze dell'ordine erano avvisate, conoscevano appunto che sarebbero giunti 500 tifosi d'Avellino. Ebbene, come può testimoniare lo stesso Claudio De Vito, che era presente lì a Como, i sostenitori biancoverdi non hanno potuto parcheggiare, non si sa per quale motivo le macchine e i furgoni nello spazio riservato alla tifoseria ospite sono stati costretti purtroppo a parcheggiare le macchine un po' ovunque. Como anche io la conosco bene. So che c'è un parcheggio, se non vado errato, Claudio, proprio dove c'è un supermercato, il Carrefour, sì, il parco pubblico. Ed è lì che è avvenuto un fatto increscioso, perché a fine gara i tifosi, chiamiamoli tifosi, del Como, inviperiti per il risultato, inviperiti non so per quale motivo, resta il fatto che hanno colpito alcuni tifosi, uno in particolare dell'Avellino, un padre di famiglia con i bimbi al seguito. Purtroppo le notizie che arrivano anche quest'oggi non sono purtroppo buone. E Claudio, è un fatto assolutamente, un gesto da censurare. No. E permettimi una cosa, perché lo abbiamo fatto in passato, soprattutto l'anno scorso, quest'anno ancora non lo abbiamo sottolineato. Questa è la dimostrazione anche di come funzionano le forze dell'ordine e il servizio d'ordine qui ad Avellino. Purtroppo altrove non è così, lo avevamo già sottolineato in passato, vedi quando sono stati fatti entrare i tifosi dell'Avellino a gara abbondantemente iniziate, io ricordo Crotone, vogliamo ricordare Catania? Assolutamente, anche perché poi il pubblico di Como è un pubblico, molte famiglie, i 500 settori ospiti e gli oltre 100 tifosi biancoverdi della tribuna. È davvero un peccato, anche perché poi non è, per carità, non è che qui siamo a dire che la città di Como, la tifoseria di Como è una tifoseria violenta, assolutamente no, però va detto anche durante la partita Bastien è stato insomma bersagliato con qualche bu nella ripresa in occasione del fallo della punizione di Nitriaschi. Dalla curva del Como è arrivato qualche bu razzista che i funzionari della Procura Federale, la quaderna arbitrale evidentemente l'hanno sentito, ed è un peccato perché poi si va avanti sempre con le stesse cose, facciamo la retorica, poi al momento opportuno non si applicano regolamenti, normative e quant'altro. Dispiace per i tifosi dell'Avellino. Avete parcheggiato anche voi davanti al Carrefour, in mezzo alla tifoseria? No, noi siamo arrivati a piedi, cioè eravamo col treno, quindi... Ma si può capire... No, guarda... No, si può capire... La sua sosta lì era... No, sì. si può capire perché non è stato utilizzato il parcheggio del... Guarda, ti posso dire, è un parcheggio anche abbastanza ampio. Ti posso dire... se non tutte le auto che provenivano, i mezzi privati, i pulmini, ma comunque una gran parte ci entravano. Sinceramente qualche falla c'è stata nel servizio di ordine pubblico, però quello che dico io, cioè se un campo come Como, che non era pronto all'inizio campionato, lo è diventato durante, ha qualche problemino, ebbene questo qualche problemino lo ha palesato proprio in toto sabato scorso. Perché poi è inutile schierare le forze dell'ordine se non si fanno parcheggiare i mezzi all'esterno del settore ospiti e magari li si fa parcheggiare altrove. Tra l'altro non dimentichiamo che poi verso la fine della partita i tifosi del Como stavano tentando anche un'invasione, lì si è schierata anche i reparti mobili dei carabinieri della Polizia di Stato, quasi un'invasione di campo, insomma un finale di partita insomma da dimenticare. Agitato. Per fortuna che almeno lo sfortunato tifoso dell'Avellino che ha subito questa aggressione ha potuto insomma consolarsi, tra virgolette, con i tre punti e con la vittoria.
almeno quello, dagli aspetti purtroppo negativi che andavano giustamente sottolineati, parliamo ad aspetti invece che ci colpiscono e che colpiscono non solo tutta la tifoseria bianco-verde, ma più in generale i tifosi di tutta Italia, perché da giorni, da una settimana è partito un tantam mediatico su tutti i siti internet, soprattutto sui social network, con la costituzione di questo gruppo Forza Matteo, che vediamo appunto inquadrato in questo momento, Forza Matteo, per essere vicini a questo giovane tifoso dell'Avellino impegnato nella partita più importante della sua vita. Non so quanti iscritti ci siano a questo gruppo, ma quasi 5.000. Quasi 5.000 persone, sono arrivate testimonianze importanti, come detto, da tutte le tifoserie, anche quelle avversarie all'Avellino. Ieri c'è stato anche un coro da parte dei tifosi, invece amici del Frosinone, in occasione della sfida contro il Milan allo stadio Matusa. Lo abbiamo fatto già sabato pomeriggio, anche noi nel nostro piccolo siamo vicini a Matteo, con la speranza di poterlo abbracciare quanto prima qui ad Avellino, ad accoglierlo allo stadio Partenio Lombardi e perché no anche all'interno degli studi di Prima TV, di Contatto Sport. Forza Matteo, tieni duro, non mollare, e lo diciamo soprattutto anche agli splendidi genitori. Un saluto dunque a Matteo e ai suoi genitori. Passiamo ora ad altri tifosi ancora, perché sono stati 7 i tifosi che hanno pronosticato e indovinato il risultato esatto di Como Avellino 0-1. Sara, procediamo con il sorteggio di biglietti importantissimi, perché sono i biglietti per Avellino Salernitana del prossimo 16 gennaio. Vai. Pellegrino Cerchione, primo. Noemi Biondi. Perfetto, questi due hanno un po' di tempo per rinviare i propri dati, però non vi dimenticate, anche per il vostro bene, la partita è quello che è contro la Salernitana. Siamo in chiusura, non ci resta altro che ringraziare i nostri ospiti. Sara. Ringraziamo l'allenatore Edoardo Imbimbo, grazie per essere stato con noi. Prego e auguri di buon Natale. E ti facciamo un grande in bocca al lupo, mister, anche perché Contatto Sport ti ha portato fortuna lo scorso anno, perché dopo la nostra ospitata sei andato a Martina Franca. La speranza è quella di trovare una panchina anche per questo girone di ritorno. Grazie, lo spero. Ti facciamo un grande in bocca al lupo. E al giornalista Claudio De Vito, grazie. Grazie a voi e buone feste a tutti. Perfetto, ringraziamo anche gli operatori di ripresa, Francesco Rinaldi, Gianluca Cavaliere, Emanuele Angheloni in regia. Noi torniamo con Contatto Sport lunedì prossimo per andare a commentare l'ultima gara del girone di andata, ossia quella tra Cesena ed Avellino, quindi Contatto Sport torna normalmente lunedì prossimo. Noi ci rivediamo invece con Diretta Stadio e Studio domani sera, subito dopo la partita contro la Virtus Entella, e gli auguri di Buon Natale ce li facciamo domani sera. Va bene, come sempre, forza lupi, forza Avellino. Yeah. Contatto Sport, un programma in collaborazione con Meta Edilcom, Metallegno Italia, Soft Technology.
si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.